Qui Scotland Yard. Quando l'ispettore Cameron assunse le indagini dell'assassinio di Regent's Park, una cosa sola pareva sicura: l'identità della vittima. Si trattava della signora Melissa Foster, moglie di Guy Foster, giornalista e scrittore di romanzi. Ma intanto, perché Guy Foster si trovava lì appena qualche minuto dopo la scoperta del delitto? Questa era la prima cosa che l'ispettore voleva sapere. E questa la giustificazione di Foster. La moglie gli aveva appena telefonato dandogli appuntamento in quei paraggi e pregandolo di portarle la borsetta che aveva dimenticato a casa. Questa borsetta era invece scomparsa insieme alla cappelliera su cui era posata. Un'altra cosa appariva abbastanza strana: il fatto che Melissa Foster indossasse la pelliccia di una sua amica, Paula Hepburn. Rintracciare la signora Hepburn non fu difficile. Stava partecipando insieme al marito Felix a un party offerto dal campione automobilistico Dan Page per festeggiare il suo compleanno. Interrogando gli invitati, l'ispettore Cameron aveva appurato che anche i Foster avrebbero dovuto partecipare alla festa, ma Guy all'ultimo momento aveva preferito restare in casa a lavorare e Melissa, che si era fatta accompagnare in automobile dagli Hepburn, a metà strada aveva lasciato gli amici dicendo di voler tornare a casa a riprendere la borsetta. Era stato allora che la signora Hepburn le aveva prestato la pelliccia. Più tardi, sia Dan Page che gli Hepburn avevano provato a telefonare a casa Foster, ma senza avere risposta. Il giorno dopo, la borsetta della signora Foster veniva ritrovata nel parco, poco lontano dal luogo del delitto. Nella borsetta, in mezzo ai soliti oggetti, una ricetta medica firmata da un certo dottor Swanson attira l'attenzione dell'ispettore Cameron. Guy Foster afferma di non saperne niente. Ma il dottor Swanson non ha difficoltà ad ammettere che Guy Foster è un suo paziente. Anche la sua infermiera, Joyce Dean, riconosce immediatamente lo scrittore. Intanto, misteriosamente come era scomparsa, riappare sullo scrittoio di Guy Foster la cappelliera sparita la notte del delitto. Le indagini continuano. Thank you.
E li ha trovati sulla capelliera? Sì. Dopo aver lasciato lo studio del dottor Swanson mi sono fermato per mangiare qualcosa. Dove? Ad un bar qui all'angolo. Ah, il Golden Fox? Sì, lo conosce? Sì, sì. Sono rientrato che saranno state circa le 9. Ed entrando ho sentito della musica. Il disco che suonava sempre Melissa. Per un momento mi sono illuso. Lo dica. E sua moglie? Era il giradischi. Deve esserci stato qualcuno in casa. Sono salito di corsa in camera da letto. Perché? Non lo so. Forse per vedere se c'era ancora qualcuno. Ed è quando sono tornato qui che ho visto la capelliera e i guanti. Lei non ha idea dove può averli comprati sua moglie, vero? Ma no, no, questo no. So soltanto che dovevano essere un regalo per il signor Page. Ma gliel'ho già detto, mi pare. Quindi devo dedurre che lei fu sorpreso? Molto sorpreso quando si accorse che guanti e capelliera erano ancora in casa. Ma naturalmente. Ma che cosa intende ancora in casa? È chiaro che qualcuno li ha portati via e poi li ha riportati qui. Riportati qui? Ma a che scopo? Ma questo non lo so, ispettore. Se sapessi questo saprei tutto. Insomma, lei è convinto che le cose siano andate perfettamente così? Sì, certo. Non c'è altra spiegazione. Un'oretta fa ho avuto una telefonata dal dottor Swanson. Mi sembrava perplesso, la cosa non mi sorprende. Mi ha detto che lei ha insistito per avere un colloquio domani. Sì, infatti. Ha nulla in contrario che io assista a questo colloquio domani pomeriggio? Oh no, anzi, visto che quest'uomo è chiaramente un bugiardo, lo preferisco. Beh, del resto lei sostiene di non aver mai conosciuto il dottor Swanson, di non averlo mai consultato. No, non l'ho mai visto né conosciuto, ispettore, glielo ripeterò all'infinito. Sì, sì, sì. Lo credo, signor Foster. Signor Foster, le dispiace se le rivolgo qualche domanda piuttosto personale? Mi sembra che lei lo stia già facendo, ispettore. Quando ha incontrato per la prima volta sua moglie? Circa 3 anni fa. Fu Paola, la signora Epper, a presentarci. Si erano conosciute sulla nave venendo da Città del Capo. Mia moglie era del Sudafrica. I suoi genitori erano morti laggiù. E perciò aveva deciso di venire qui per tentare la fortuna. A tentare la fortuna? In che cosa, precisamente? Voleva fare l'attrice. Sì, aveva recitato in un piccolo teatro a Città del Capo e credeva, venendo in Inghilterra, di fare fortuna nel cinema. Invece ha incontrato lei e vi siete sposati. Sì. Per qualche tempo, mi pare, lei ha lavorato al London Dispatch, no? Ah sì, per quasi 9 anni. Ma quando il giornale ha chiuso? Mi hanno offerto un posto in un altro giornale e io ho rifiutato. Volevo fare la libera professione, scrivere dei racconti, dei romanzi, cosa che ho fatto. E sua moglie ne era contenta, sì? No, non molto, visto che me lo chiede. Preferiva che io avessi un posto fisso. Le donne amano il libero professionista, ma vogliono che il marito abbia un'occupazione fissa. E questo era motivo di disaccordo tra voi? Il fatto che lei non avesse un lavoro regolare, voglio dire. Abbiamo litigato spesso a questo proposito, visto che lo vuol sapere. Ma litigavamo anche per altre ragioni, ispettore. Mia moglie aveva le mani bucate. Spendeva nella maniera più stupida a volte. Comperava un'infinità di cappellini, più di qualsiasi altra donna nel mondo. Eppure non mi pare di avergliene visto in testa uno.
Del resto gli amici l'avranno già informata dei nostri litigi, ispettore. Signor Foster, sua moglie aveva denaro del suo? No, no, quando ci siamo sposati aveva 500 sterline, che naturalmente finirono subito. Riconosce questi gioielli? Certo. Li portava sua moglie quella sera. Gliele aveva regalati lei? Sì. Cioè le avevo dato i denari per acquistarli. Non faceva mai comprare nulla a me, specialmente cose del genere. Diceva che non me ne intendevo. Lo sa quanto è costata questa? Ah, sì. Se la comperò il Natale scorso, aspetti, le diedi 50 sterline. E crede che l'abbia pagata 50 sterline? Eh sì, certo. Sua moglie aveva ragione, signor Foster. Ho paura che lei non si intenda di gioielli. Questa spilla vale 600 sterline. Cosa? Gli orecchini e l'anello circa 1000. E anche le perle sono autentiche. E valgono all'incirca 400 sterline. Ma è assurdo. Perché è assurdo? Sono stati valutati da un esperto. Tutto l'insieme vale poco meno di 2000 sterline, signor Foster. Porta via quello. Chiude la porta, per favore, nell'uscire. Quello che dicevo io, tutti i sospetti cadono sul povero Guy, almeno per il momento. Ma io l'ho messo in guardia, di più non potevo fare. Peggio per lui se non vuole ascoltarmi. Ho la coscienza a posto. Ecco qui. Guy Foster continua a negare di aver lasciato anche per un solo istante l'appartamento la notte del delitto. Felix, noi non possiamo abbandonarlo, dobbiamo aiutarlo in tutti i modi. Eh? Ah sì, certo, certo, caro, certo. Guy è un presuntuoso, vuol sempre fare tutto di testa sua. Ma questa volta però non possiamo permettergli di rovinarsi con le sue mani. E mi vuoi stare a sentire per piacere? E basta spendere quattrini per tutta questa roba, tutto falso, tutte speculazioni sbagliate. Ma io ti sto ascoltando benissimo, tu hai detto che Guy bisogna... Che Guy è impazzito a difendersi così male, ma lo difenderò io, sai, anche a costo di giurare il falso. Meglio un assassino vivo che un innocente sulla forca. Hai detto assassino? Ah. Bada che è una parola pesante. Chi può essere a quest'ora? Beh, questo è uno dei pochi misteri domestici che ancora mi affascinano. Tra poco busserà Dora e il mistero sarà svelato. Sì, Dora! Il signor Foster chiede scusa per l'ora e domanda se i signori si sono già alzati. Tu che cosa ne dici, Dora? Siamo già alzati oppure no? Esprimi liberamente la tua opinione. Io non ho più opinioni, signore. Neanch'io, mia cara. Smettila, Felix! Fai entrare il signor Foster, subito! Salve, Guy, non ti aspettavamo. Salve, Felix. C'è Paola? Sì, certo, stavamo facendo colazione. Guy, che sorpresa. Hai già fatto colazione, ti faccio fare una tazza di caffè. No, grazie, non prendo nulla. Ah, stavamo leggendo i giornali. Li avrai visti anche tu. Senti, Paola, ieri sera, dopo che ci siamo lasciati, ho visto l'ispettore. Sai, i gioielli di Melissa... Beh, pare che siano veri e valgano un sacco di soldi. Veri? Sì, la spilla soltanto vale 600 sterline e con il resto si arriva a 2000. Ma però, ma tu lo sapevi, Paola? Dovevi saperlo che erano autentici, non mi puoi dire... Sì,
Lo sospettavo, ma non ne ero proprio sicura. E una volta ne avevo anche parlato con Melissa. Ah, sì? Sì. E quando? Oh, tanto tempo fa, ma lei mi rise in faccia, prese la cosa con uno scherzo e finì per convincermi che avevo detto una stupidaggine. Ma del resto, poi, stiamo sinceri, oggi fanno delle imitazioni meravigliose. E poi continuava a chiedermi come poteva permettersi l'imenista dei gioielli così. Eh già, è proprio quello che sto chiedendomi anch'io. Senti, Paola, tu eri la migliore amica di Melissa. Scusami se insisto, ma deve essersi confidata con te più che con qualsiasi altro. No, sai, non è esatto. Io le ero molto affezionata, ma non siamo mai state veramente intime. Sai, Melissa aveva un carattere così chiuso. Era difficile capire sempre quello che le passasse per la testa. Ma questo credo che non lo capisse nessuno. Tranne Dan. Dan? Sì, sì, ho sempre pensato che il vecchio Dan la capisse meglio di chiunque altro. Tranne te, si intendono. Ah, a proposito, Guy, Dan mi ha telefonato stamane. Mi ha detto che tu sei andato a cercarlo ieri mattina. Sì, ci sono andato, infatti. Per Melissa? Sì. Hanno trovato una ricetta nella borsetta di Melissa firmata da un certo dottor Swanson. L'ispettore mi ha interrogato. Io non avevo mai sentito nominare questo medico. E allora? E allora? Beh, pare che Melissa tempo fa fosse molto preoccupata della mia salute da parlarne a Dan. E Dan le consigliò di consultare questo medico. Ah, e lei lo fece? Sì. Almeno così dice Swanson. Ma disgraziatamente non gli si può credere a quell'uomo. Perché che cosa te lo fa pensare? Ha raccontato all'ispettore che io ero un suo cliente e che quella ricetta l'aveva fatta per me. Figurati, io non l'avevo mai visto in vita mia. Perché avrebbe dovuto dire una cosa simile? Non... Ah, questo non lo so, Felix. E non solo questo. Scusa, Guy, ma in che senso Melissa si preoccupava per te? Professionalmente o sentimentalmente? Sentimentalmente. Perché sentimentalmente? Io non ho detto questo. Melissa credeva che io fossi ammalato. Ecco tutto. Nient'altro? Questo era l'unico motivo per cui si preoccupava? No. Visto che lo vuoi sapere, o che lo sai già, no. Adan ha detto anche che aveva paura di me. Cosa? Paura di te? E sì. Dante l'è venuto a ridire? Ti stupisce, vero? Beh, Dio ne guardi da un tipo simile. Che mancanza di tatto andare a dire a uno che ha avuto appena la moglie. Ma no, ma è impossibile. Ti assicuro che Melissa non ci ha mai dato questa impressione, non è vero, Paola? Oh no, ma no, davvero. Ma veramente, Guy, non vuoi una tazza di caffè, qualcosa? No, no, grazie, non prendo nulla. Davvero, Paola, tu non sai niente della provenienza dei gioielli di Melissa? Ma Guy, caro, se l'avessi saputo, te l'avrei detto subito. Perché tu pensi che, conoscendo la provenienza... No, non è questo, Felix. Non sto cercando di scoprire il segreto della morte di Melissa. Quello della sua vita. Signor Foster, è un quarto d'ora che stiamo parlando e ancora non siamo arrivati a una conclusione. Io sì ci sono arrivato a una conclusione. Lei mente. Per forza deve mentire. Signor Foster, la prego. Ho visto lei per la prima volta quando sono entrato da quella porta.
Prima di allora non avevo mai posato gli occhi sulla sua persona, mai! Dottor Swanson, ci dovrà pure essere una spiegazione. Una spiegazione c'è, ed è molto semplice, ispettore. O il signor Foster ha dimenticato di essere venuto a trovarmi nel pomeriggio dell'8 ottobre, oppure per qualche ragione che io ignoro desidera convincerla di non avermi mai visto. Lei ha anche parlato con la mia segretaria, la signorina Dini, e ha potuto constatare con i suoi occhi. La signorina ha riconosciuto il signor Foster e ha confermato quello che già le avevo detto io. Io temo di non avere altro da aggiungere. E va bene. Sono venuto da lei. E che cosa è accaduto? Che cosa è accaduto? Sì. Lei lo sa benissimo che cosa è accaduto. Le chiedo di raccontarlo all'ispettore. Mi autorizza a farlo, signor Foster? Certo che l'autorizzo. Benissimo. La signora Foster, quella volta che ho parlato con lei, mi aveva detto che il marito soffriva di insonnia, che aveva continuamente i nervi a fior di pelle, sono le sue precise parole, e che era di temperamento molto geloso. Le domandai che cosa intendeva con precisione e lei mi disse che il marito l'aveva apertamente accusata di tradirlo. Io? Ma che idiozie sono! Ma mai, neanche per un momento io ho dubitato di... Continui, dottore. Poco tempo dopo, quando visitai il signor Foster, lo interrogai su questo punto. E lui ammise con grande franchezza che si era preoccupato per la moglie. Mi disse che non aveva nessuna prova, ma sempre, di continuo, in fondo alla sua mente, c'era questo terribile sospetto. Domanda. Mi ha mai parlato con sua moglie? Risposta, sì. Domanda, le ha mai detto che sospetta di lei e che pensa abbia una relazione con un altro? Risposta, sì, gliel'ho detto e lei ha negato. Domanda, e lei ha deciso di non credere a sua moglie, signor Foster, è così? Risposta, vorrei crederle. Ho cercato di crederle. Dio sa quanto ho cercato. Ma è inutile, dottore. Non è vero. No, ma non è vero. Ma mai, ripeto, mai, neanche per un momento io ho dubitato che Melissa mi tradisse. Ma è un pensiero che non mi ha neanche sfiorato la mente. Dottor Swanson, dopo aver visitato il signor Foster, quale diagnosi fece? Nessuna diagnosi definitiva, non era ancora possibile. Pensai che probabilmente si trattava di neurosi ossessiva. Stabilì di vederlo un'altra volta e intanto gli prescrissi una medicina. La prescrizione che lei ha trovato nella borsetta della signora Foster. Un semplice calmante. Sodiumante. Mi scusino. Dottore, deve trovarsi in clinica alle 5:30 per il consulto. La macchina è pronta? Certo, dottore. Lei è un ignobile mistificatore. Tutto quello che ha detto sono menzogne. Lei lo sa quanto me. Tutte menzogne, tutte menzogne. La prego, signor Foster. Ho paura che sia un uomo malato. Molto malato. Fino a che punto? Dottore, sì? Secondo lei, un uomo in quelle condizioni può commettere un omicidio senza saperlo?
Se il signor Foster ha ucciso sua moglie, lo sa, ispettore. Grazie. Solo 5 minuti. Buonasera, signore. Buonasera, ispettore. Signorina, vuol venire un momento da me? Subito, dottore. Non mi piace questo caso. Non c'è da preoccuparsi. Si risolverà prima o poi, come tanti altri. Ah, dimenticavo. Il consulto in clinica è rimandato a domani, alla stessa ora. Ma come, se un momento fa... Ho pensato che il colloquio si prolungasse un po' troppo. Ho sbagliato, forse? No, no, davvero. Anzi, grazie. Bisogna spostare l'appuntamento con il professor Saunders. In mattinata non è possibile, perché dopo la clinica, ecco, viene la signora Faye. A mezzogiorno c'è la cerimonia al club e poi... Smettila. Parla dei nostri impegni piuttosto. Certo. Domani sera dobbiamo anche vedere quell'appartamento a Mayfair. Me l'hai promesso. Se ti piace è già tuo. Scusa. Vieni. Che cos'è? No, una sciocchezza. Sapevo che John andava a Parigi e allora ho pregato di prendere qualche cosa per te. Grazie, sei molto caro. Però... mi fai troppi regali per procura. Hai ragione, mamma. Bisogna che passi questo brutto periodo. Studio del dottor Swanson. Sì, Welbe 4328. Grazie. È per me, da Irvindale. Irvindale? Sì, sì, sono io, dimmi. Come mai? Che cosa è accaduto? Pronto, sì? Sei tu, Guy? Sono Felix. Sei solo? Sì, sono solo. Senti, dovrei parlarti senza Paola. Che fai, rimani a casa stasera? Sì, non mi muovo. Perché cosa vuoi? Niente, volevo fare quattro chiacchiere con te. Scusa, Felix, stanno suonando la porta. Vengo... No, no, aspetta. Aspetta. Potremmo incontrarci fuori, sotto casa tua, al Golden Fox, dove ci siamo visti ieri sera. Va bene, come vuoi, tra quanto? Tra un'ora ti va? Sì, sì, come vuoi tu, Felix. Ah, senti, Guy, non parlarne con nessuno, per piacere, poi tiro. Sì. Cominciava a credere che tu fossi fuori. No, scusami, ero un momento al telefono. Vuoi bere qualcosa? No, grazie.
Meglio di no. Beh, questa cos'è? Una cassetta di sicurezza. Questo lo vede. Era di Melissa. E mi aveva chiesto di tenergliela. Melissa. Già. E quando? Beh, saranno 6 mesi. Sta a sentire, Guy. Oggi nel pomeriggio, per caso, ha incontrato Paola. E mi ha raccontato questa storia dei gioielli. Sì, i gioielli di Melissa. Ecco, credo di poterti mettere l'anima in pace perché ho idea di sapere da dove venivano. Li avrei dati tu? Io? Non scherziamo. Sono le donne a fare i regali a me. Scusa, non fraintendermi. E già che ci siamo, vorrei subito mettere in chiaro una cosa. Melissa ed io eravamo amici, buonissimi amici, questo sì, ma nient'altro, chiaro, nient'altro. Spero che tu mi creda, Guy. Dimmi dei gioielli. No, no, è meglio che prima ti dica di Melissa. C'è una cosa che tu non sai. Qualcosa d'altro? Era un'accanita giocatrice. E che giocatrice. Capace di giocare su tutto. Cani, cavalli, baccarat, roulette, borsa. Non c'era niente su cui non fosse pronta a scommettere. Ma come faceva? Lei non aveva soldi di suo. E il denaro che lo davo io lo spendeva tutto. Ma lasciami finire. A differenza della maggior parte dei giocatori, Melissa non perdeva. Vinceva. Vinceva. Sempre. Quasi. Era fantastica. E quanto vinceva? Questo non lo so. Strano. Perché non me ne ha mai parlato? Forse pensava che tu avresti cercato di impedirglielo. L'avresti fatto, no? Ma non lo so. Non credo. Visto che vinceva tanti denari con tanta facilità, forse sarei stato io il primo a rallegrarmi con lei. No, no, Guy. Non sei il tipo. Comunque ora avrei capito da dove venivano i gioielli. Se li comprava a lei. Certo che se li comprava. Doveva pure impiegarlo in qualche modo il denaro. E qua dentro che cosa c'è? Questo non lo so davvero. Quando me la portò mi chiese semplicemente se poteva lasciarmela. Non che l'idea mi facesse molto piacere, ma sapevo cosa c'era sotto e così. Vedi, Guy, Melissa ed io abbiamo sempre cercato di aiutarci potendo. Vi ricordo che l'estate scorsa c'era una ragazza che non riusciva a levarmi dei piedi e Melissa sistemò tutto. Scusami, questa è tutta un'altra storia. Hai la chiave? No, mio caro, altrimenti curioso come sono, l'avrei già aperto. Erano di Melissa? Sì. Queste due sono delle valigie. Questa del segretario. E forse questa. Ho sempre provato un'istintiva avversione per te. Ed è per questo che quella sera non ho accettato il tuo invito. Se fosse venuto, forse oggi sarebbe ancora viva. Nazionale di Ginevra
Melissa Foster, 452.000 franchi svizzeri. Quanto sono? Circa 40.000 sterline. Che ti avevo detto? Che meraviglia. Ah, ma anche questo deve essere autentico. Deve essere costato un occhio della testa. Cos'è, una cambiale? Sì. È di Melissa? Che dici? Oggi nel pomeriggio l'ispettore e io siamo andati da quel tuo dottor Sponso. Bene. L'ignobile individuo ha raccontato all'ispettore, sì, ha detto che io avevo accusato Melissa di avere una relazione con un altro. È vero? No, assolutamente no. Melissa aveva le sue amicizie, d'accordo, ma mai, mai, ripeto, neanche per un momento. Io ho pensato che potesse essermi infedele. Neanche con te. Ah, Guy. E questa lettera conferma, pare, quello che ha detto Sponso. Cosa c'è scritto nella lettera? Che dice? Caro Guy, mi dispiace della scenata. Avevo sempre sperato che tu non sapessi mai di Peter Anthropus. Ho cercato in ogni modo di nascondertelo. E ancora adesso non riesco a capire cosa te l'ha fatto sospettare. Comunque sia, ti prego di perdonarmi tutta l'infelicità che ti ho procurato. Melissa. Peter Anthropus. Chi è? Punto. Scotch. Ne vuoi uno anche tu? No, 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 grazie. Allora riprendo lo stesso. Questa che volevi parlarmi, Felix? Sì. Pagherò 3.000 sterline. Felix App. Dove l'hai trovata? L'aveva Melissa. Ah, lo so. Gliel'ho data io. Guy, Guy. Che preoccupazione. Non mi hai tolto un pensiero che... Sapevo che prima o poi sarebbe saltata fuori e non volevo che capitasse nelle mani di chissà chi. Insomma, se quel maledettissimo ispettore avesse saputo che Melissa mi aveva prestato... Non mi fraintendere, Guy. Non mi fraintendere. I soldi li riavrai, è solo questione di tempo. La cambiale non l'hai data a me. Non mi riguarda. D'accordo, ma ora l'hai tu.
come mai Melissa ti ha prestato 3.000 sterline? Ah, non lo so. Anche per me è stato sempre un mistero. Te lo giuro. Vuoi? Grazie. Fu qualche mese fa. Mi era andata male in borsa. Sai come succede? Uno di quei soliti informatori della City ti dà un consiglio e tu, come un imbecille, ci caschi. Insomma, ero a terra, sai. Naturalmente avrei potuto farmeli dare da Paola, ma tu conosci Paola. Me l'avrebbe rinfacciato in eterno. Mi rivolsi a qualche amico, se così si possono chiamare. Niente da fare. E mi confidai con Melissa, ma più che altro era per sfogarmi. E lei si offrì di darti il denaro? Sì. Sì, con mia grande meraviglia, sì. Non avrei mai pensato che uno di noi due potesse avere tanti soldi da parte. E francamente rimasi sbalordito. E cosa ti toccò di fare, Felix? In cambio? Come? Sì, voglio dire, cosa ti toccò di fare per le 3.000 sterline? Oh, niente di niente. Solo che di non dir niente a nessuno, e figurati se non lo facevo volentieri. Una sola cosa che non capii. Melissa mi portò con lei a Irvindale per prendere il denaro. Irvindale? Sì. E dov'è? È un paesino del Kent. Naturalmente non era il caso di fare delle difficoltà e ci andai. Dopotutto una passeggiata piacevole. Una sola cosa in cambio di questa, Felix. Quel giorno a Irvindale Melissa era sola. Ah sì, sola? Sola, perché? Tu hai mai sentito nominare un certo Peter Anthropus? Anthropus? No, non ho mai sentito. Non ha importanza. Ecco qua la tua cambiale. Dai. Ma al posto tuo in avvenire, lascia l'alta finanza ai finanzieri, che ne sanno un po' più di te. Forse hai ragione. E grazie. Grazie di cuore. Sei un vero amico. Però la deposizione del dottor Swanson escluderebbe questa tesi. Sì e no. Che se Foster è innocente, la morte della moglie gli ha indubbiamente procurato un terribile shock. E in un simile stato, però, Stafford. Un uomo può anche perdere la memoria. È questo che vuol dire, vero? Non voglio dire nulla. Sto solo pensando ad alta voce. E del resto non dimentichi che noi non siamo assolutamente certi. La signora Foster sia stata uccisa nel luogo in cui l'abbiamo trovata noi, a Regent's Park. Ma certo, il fatto può essere accaduto altrove, anche a casa di Dan Page, per esempio. No, no, lì non è possibile. E perché no? Sì. Ispettore, c'è fuori una signora che chiede di essere ricevuta subito. Ha detto il nome? Sì, ha detto che si chiama Paula Hepburn. Falla aspettare. Sì? L'ispettore Cameron. Sì, eccolo. È Bresson. Sì, sono io, dimmi. È uscito in questo momento dal Golden Fox. Hanno parlato per più di mezz'ora. Bene. Bene, continuate, tenetemi sempre informato. Ah, senti, Bresson.
Buonasera, signora Eborn. Buonasera. Come sta? Buonasera, ispettore. Come sta, signora? Beh, non c'è male, coi nervi sta così così. Tutto quello che è successo puoi immaginare come mi ha sconvolta. Prego, signora. Grazie. Stafford? Comoda, signora. Sì. Avete trovato qualche cosa di nuovo? Il fatto che lei sia venuta qua senza che fossimo noi a chiamarla mi faceva sperare che avesse lei qualcosa di nuovo da raccontarci. Grazie. Beh, un elemento nuovo, vero e proprio non c'è. Ma c'è una cosa che io devo dire a qualcuno, altrimenti divento pazza. Sta con mio marito non posso parlare, noi due non ci capiamo. Io non credo al suo lavoro, alle sue grandi scoperte d'antiquario, alle sue speculazioni. E lui naturalmente... Noi invece, signora, ci hanno insegnato a prendere sul serio i discorsi di tutti. Bravo. Lo sai, ispettore, che lei mi è molto simpatico. Grazie. E fuma? Ah, no, no, purtroppo non fumo, signora. Posso io? Prego, prego. Grazie. Stafford. Grazie. Senti, ispettore, mi scusi se comincio col farle io una domanda. Sì? Il signor Foster l'ha mai detto come viveva sua moglie prima che lui la conoscesse nel Sudafrica? Sì, infatti mi ha detto che lavorava in teatro, a sì. Città del Capo. E avrà dato poco nessuna importanza alla cosa, naturalmente. Sì, infatti non... Vedi, ispettore, uno degli errori di Guy, e sono certa che lui non lo ammetterebbe neanche ora, è stato quello di non muovere mai un dito per aiutare Melissa a farsi una carriera. E sì che come giornalista non doveva essere difficile per lui arrivare con le 4 o 5 persone che contano nel mondo del teatro. E questo... Melissa non gliel'ha mai perdonato. Non capisco. E se ne lamentava spesso con lei? Cosa? Melissa non era tipo da fare confidenze, ma aveva degli sfoghi, a volte improvvisi, e minacciava... Cose? Tante cose. Di rifarsi una vita per conto suo, di tornarsene in Sudafrica. Anzi, circa una settimana fa... Sì, dica, signora. Vedi, ispettore, io sono molto curiosa. E un giorno ha accompagnato Melissa a fare delle commissioni e all'improvviso lei ha detto di ricordarsi di un appuntamento e non ha voluto che io la seguissi. Naturalmente io l'ho seguita, beh, lo so, non si deve fare, ma l'ho fatto. E la vide entrare ad un'agenzia di viaggi e precisamente la South African Airways. Le linee aeree del Sudafrica. Appunto. Interessante, signora, molto interessante. Com'è interessante il ritratto che lei ci ha fatto dei signori Foster. Ma che cos'è che l'ha spinta veramente a venire qua, signora Apple? La speranza. Come? Che Melissa sia ancora viva. Ma cosa dice? Ispettore, non mi guardi così. Capisco benissimo che lei può prendermi per una pazza e... A volte lo sono. Ma soltanto quando mi fa comodo, però. Si rende conto, signora, che il cadavere è stato riconosciuto dal signor Foster, dal signor Page? Sì, da... sì, lo so, ispettore, ma sai, in quei momenti l'emozione, la suggestione possono far credere tante cose. Se l'avessi vista io... I miei occhi, come lei mi ha chiesto, ma io non me la sono sentita. Mio marito poi è ancora più impressionabile di me. E allora vede, ispettore, così io non riesco a convincermi che Melissa sia veramente morta.
Buongiorno, signore. Buongiorno. Buongiorno. Prego. Vorrei tagliarmi i capelli. Certo, signore, subito. Jackson. Sì? Di là, scusi. Prego, signore. Buongiorno. Sei libero, Duncan? Non mi dispiace, signor Billings, ma ho un appuntamento. Sempre la stessa storia, sabato mattina. Beh, se arrivava due minuti prima. L'hai già detto 8 volte. A che ora hai l'appuntamento? Alle 10:30, ma oggi è in ritardo. Il signor Anthrobus, come al solito. Sì, ma in un quarto d'ora me lo sbrigo. Va bene, va bene. Ci vediamo dopo. A più tardi. Buongiorno. Non fa ancora freddo, per questa stagione? Già. Come li vuole, signore? Molto corti? No, una pareggiatina. Benissimo. Speriamo di accontentarla. Buongiorno, signor Peter Anthrobus. Sono in ritardo, Regent's Park, cielo livido, avvolto nello smog, lunga notte senza limiti, e penso a te. Regent's Park, tra di ladini e tormentosi sei, nella nebbia si confondono le angosce dei perché. Non è possibile che tu non ci sia più. Guardo un mare d'acqua umida e il vuoto attorno a me. Che cadono per te, lunga notte senza limiti, e penso a te. Non è possibile che tu non ci sia più. Guardo il mare d'acqua umida e vuoto attorno.